Sprechi, truffe, norme violate. È il sospetto di Tangenti nelle inchieste di 20 procure italiane che si muovono partendo da un unico punto. La risposta alla crisi del coronavirus che il nostro paese affronta ormai da un anno e che ha avuto un impatto devastante in termini di sofferenze e di vite umane. Il giro di affari su cui si indaga è stimato attorno ai 2 miliardi di euro. Enorme il danno per la collettività. Basti pensare che il fondo istituito per l'acquisto di vaccini e medicinali anti-coronavirus ha una dotazione di 400 milioni nel 2021. Ma da Milano a Messina, passando per Prato, Roma, Napoli e Reggio Calabria, i magistrati verificano le posizioni di comuni, regioni e aziende sanitarie e gli affidamenti che riguardano forniture di materiale medico. La relazione annuale dei nostri servizi al Parlamento apre poi scenari ancora più inquietanti sulla reale origine delle operazioni illegali. Da una parte le mafie cercano di condizionare gli operatori economici per intercettare finanziamenti pubblici collegati al piano di rilancio. Dall'altra, nell'anno dell'emergenza, l'intelligence ha registrato un forte aumento, si parla del 20% degli attacchi informatici contro infrastrutture sensibili per la sicurezza nazionale e un'impennata delle campagne con fake news. Stati sovrani che seminano il caos e tentano di sfruttare le debolezze provocate dalla pandemia per ottenere informazioni su ricerche e terapie. L'obiettivo, avvertono le nostre agenzie di sicurezza, è conquistare vantaggi strategici a lungo termine.